Non sarebbe mai dovuto accadere il delitto dei Murazzi il 23 febbraio scorso a Torino. Saïd Mashoua, il marocchino con cittadinanza italiana che ha ucciso Stefano Leo, avrebbe dovuto essere in galera quel giorno. Era infatti stato condannato in via definitiva già da tempo a 1 anno e mezzo di carcere senza sospensione della pena per i maltrattamenti alla ex compagna. Ma la sentenza non era stata eseguita e ora i magistrati torinesi stanno cercando di capire perché fosse libero. La procura sta cercando anche di comprendere se effettivamente il movente fosse quello del gesto di follia oppure ci sia altro. Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più largo l'ipotesi che il marocchino volesse uccidere l'attuale marito della ex compagna, con cui aveva avuto un figlio. Un uomo in tutto e per tutto molto somigliante al commesso biellese Stefano Leo. Se ci fosse stato uno scambio di persona, Mashoua avrebbe agito spinto dalla vendetta e dalla premeditazione.